Ciao a tutti, sono Nancy, sono una violinista e vi accompagnerò nel meraviglioso mondo della musica. Vivo immersa nelle note da quando avevo 5 anni e da oggi ho deciso di condividere con voi questa passione. La musica è un grande patrimonio del nostro paese, eppure per molti rimane ancora oggi un'illustre sconosciuta. Tra archi, legni e ottoni sveleremo i segreti dei maestri, dei loro piccoli allievi e dei grandi compositori. Sonate, sinfonie e quartetti non appartengono più soltanto al passato, ma sono oggi più vivi che mai. E allora partiamo insieme per questo viaggio alla scoperta della musica classica. Ogni giorno conosceremo da vicino uno strumento musicale e capiremo in che modo il suo suono dà voce alla grande orchestra. Oggi parliamo del corno inglese, strumento a fiato della famiglia dei legni, molto simile all'oboe. Lo troviamo in orchestra, nella nostra orchestra sinfonica, accanto al secondo oboe, per la precisione alla sinistra del secondo oboe. Si chiama da sempre corno inglese a causa di una errata traduzione. In realtà questo nome deriva dal termine francese corde anglais, che stava ad indicare la forma di questo strumento anticamente, che era una forma piuttosto angolata. Oggi di angolato o di insomma che ricordi in un certo senso un angolo, è rimasta soltanto questa S, che è un pezzo aggiuntivo che manca all'oboe e che invece è presente nel corno inglese e contribuisce tantissimo al suo suono. Guardiamo da vicino come è fatto il corno inglese. Come struttura è molto simile all'oboe, ovviamente di dimensioni più grandi, abbiamo già detto, avrà un corpo centrale, un corpo superiore e la campana, che nel caso del corno inglese ha una forma molto caratteristica, ricorda un po' una sorta di ampolla. La parte aggiuntiva rispetto all'oboe sarà la S, che in questo caso è placcata, ricoperta d'oro, e poi l'ancia, in questo caso è più grande rispetto all'ancia dell'oboe. Oggi è tornato a trovarci il maestro Graziana Gianzante, che abbiamo già conosciuto con l'oboe. Il maestro è un oboista, ma oggi ci parla del corno inglese, che è uno strumento che tutti gli oboisti, durante il loro iter in conservatorio, devono studiare e approfondire. Esattamente. Diciamo che intorno al quarto anno di studio di conservatorio si inizia a studiare il corno inglese e al quinto c'è un esame proprio specifico in cui si deve fare una prova, prova di saper suonare, dimostrazione appunto di saper suonare lo strumento. Come diteggiatura è uguale all'oboe, sì. E non è differente, anche diciamo... È più grande, diciamo di primo impatto. Più grande, sì. E quindi anche... Più scuro come timbrica. Ha i tasti leggermente più larghi rispetto a quello dell'oboe, quindi anche la mano si deve adattare. E poi l'ancia è leggermente differente, perché anch'essa è un po' più grande. Sì, è accordata una quinta sotto. Ed è accordata una quinta sotto. È una, diciamo che tra l'oboe e il corno inglese abbiamo anche un altro strumento che si chiama oboe d'amore, che invece è accordato una terza sotto, quindi un po' più acuto di questo e un po'... Che si utilizza pochissimo? Si utilizza pochissimo, è stato uno strumento, l'oboe d'amore è stato uno strumento che ha utilizzato soprattutto Bach in qualche sua cantata. Invece, epoca barocca. Epoca barocca. Invece il corno inglese è uno strumento che si usa moltissimo in orchestra, soprattutto nell'orchestra sinfonica. Sì. E quindi nelle grandi orchestre dove solitamente si trovano sempre due oboi e corno inglese. Sì.
Poi viene utilizzato anche molto nella musica da film e attualmente anche in altri generi musicali. Per Quindi, esempio? per esempio, ci sono nella musica jazz, ci sono oboisti, mi torna in mente il gruppo degli Oregon, gruppo inglese dove c'è il fiatista, si dice, cioè colui che suona gli strumenti a fiato perché ne suona più di uno, McCandless, Tipico che è di quel oboista, genere. sì, infatti, McCandless che è oboista. E poi c'è, io personalmente, ad esempio, l'oboe e il corno inglese li suono in un gruppo di musica celtica, e, insomma, quindi sono strumenti che pur se associati Pur se spesso, nati magari in un ambito prettamente sì, classico, si adattano bene ad altri generi. attualmente sì, si adattano moltissimo anche ad altri generi. Qual è la difficoltà del corno inglese rispetto all'oboe? Abbiamo detto che ha delle dimensioni comunque più grandi, questo lo rende più pesante, più difficile da Sì, suonare? è sicuramente uno strumento molto più pesante e quindi insomma solitamente viene anche messo un laccetto che Per si non affaticare, aggancia, sì, in probabilmente. questo punto qui per non affaticare molto la spalla, Per una donna è anche complicato, dato il peso, per esempio? perché no, cioè diciamo che è complicato un po' sia per le donne che per gli uomini, perché E per i dopo un po'. bambini, per esempio? Ecco, per i bambini sicuramente non è Ecco, quindi i consigliabile. bambini non suonano il corno inglese, No. iniziano con l'oboe. Iniziano con l'oboe e dopo qualche anno, che magari sono anche diventati più grandi, possono appunto passare al corno inglese. E, essendo uno strumento grande, poi ci vuole anche più fiato. Ecco, quindi l'emissione, che è sempre questo, diciamo, Problema. cruccio, degli Sì. strumenti sia a fiato, in questo Esatto. caso sarà ancora più complicata. Per certi aspetti sì e per altri un po' meno, nel senso che è più complicata perché ci vuole più quantità Sì, d'aria. rende Però il fatto che l'ancia sia leggermente più larga meno faticoso rende forse. meno faticoso, l'ostacolo è minore, cioè la colonna d'aria quando soffio dentro lo strumento trova un ostacolo minore rispetto all'ancia dell'oboe che invece è un forellino piccolissimo. Bene, il corno inglese non è uno strumento così diffuso, almeno nell'immaginario collettivo. Volendo facilitare i nostri telespettatori e quindi volendo indicare loro qualche brano, qualche citazione di qualche grande Sì, compositore, cosa allora potremmo dire? sicuramente se andiamo sulla musica classica penso al solo del Guglielmo Tell di Rossini, Sì. oppure appunto la Sinfonia del Nuovo Mondo di Dvorak, oppure ci sono brani anche specifici per corno inglese, ammettono moltissimi, mi viene in mente il concertino di Donizetti, e invece se dovessimo andare sulla musica un po' più leggera, il famoso tema di Harry Potter è suonato Che anche dal tutti corno sicuramente inglese, conoscono. riconosceranno. Sì, è suonato anche dal corno inglese. Bene, maestro, cosa ci fa ascoltare? Allora, io ho la Sinfonia del Nuovo Mondo di Dvorak. Bene, ascoltiamola. Grazie maestro, una mia curiosità, quanto può costare il corno inglese? Il corno inglese diciamo che costa un pochino più dell'oboe, Perché? Per le perché è più dimensioni, quindi più grande, sì, più materiale. materiale, esclusivamente per questo motivo, quindi siamo sui 7.000-8.000 euro. Anche nel caso di strumenti per iniziare? Beh, diciamo che no, col per discorso che facevo prima, Non appunto, essendo uno strumento adatto magari ai primi anni esatto, non ci sono strumenti da di mezzo, studio, non no, ci sono strumenti da no, di studio, solito perfetto. viene comprato sempre uno strumento professionale. Bene, la saluto Grazie. e grazie. Grazie, Noi ci guardiamo il arrivederci. dizionario musicale.
Mai arrivare tardi ad un concerto, ma se proprio dovesse capitare, per favore evitate di pretendere di accomodarvi in sala, piuttosto aspettate la fine dell'intera esecuzione, quindi non l'intermezzo tra un primo e un secondo tempo, piuttosto la fine dell'intera esecuzione di un brano durante l'applauso e poi magari vi accomodate. Le chiavi musicali sono dei segni grafici che servono per definire l'altezza delle note. Sono sette, esattamente come i sette registri del coro, e saranno la chiave di violino, soprano, mezzo soprano, contralto, baritono, basso e tenore. Non vi preoccupate, se ne utilizzano principalmente quattro.